E ciao ragazzi, un altro video velocissimo per te che vai di fretta. Questa è la sezione del mio canale in cui ti trovi. Video molto brevi. In questo caso oggi proverò a darti un consiglio su un esercizio che viene sbagliato spesso, e quindi quando si sbagliano, oltre a creare l'infortunio, ti ricordo che anche l'efficacia e l'efficienza diminuisce. Allora, l'esercizio riguarda come allenare l'esternocoscia. L'esternocoscia è uno degli esercizi, uno dei muscoli, delle fasce difficili da andare a trovare, ma in questo caso ci possiamo riuscire, mi raccomando. Allora, l'errore più comune che viene fatto, guardatemi, magari se lo vedete subito provate a scrivermi al volo, quindi questo. Quindi vedo fare questi movimenti, chiaro? Dove ovviamente, se tu noti, io spingendo e non capendo bene questa meccanica del movimento, quindi che cosa tendo a fare? Non solo spingo con il ginocchio, ma addirittura tendo ad alzare il tallone e a tutte le parti arriva, quindi ginocchio, quindi carico sulle articolazioni che non dove mi serve. Ok, creo solo fatica, in questo caso è inefficienza. Forse non sarà tanto breve questo video, ma voglio essere abbastanza preciso. Per andare a finire sull'esternocoscia, guarda bene, prova a fare una buona apertura di gambe. Le punte sono frontali, ovviamente sempre l'addome attivo in tutti gli esercizi, non dimenticare. Spingi forte con l'addome, braccia avanti, punta frontale. L'idea è andarsi a sedere dietro, quindi spingi dietro, quindi cerca di trovare il piede, di portare il peso al centro del piede e dietro, in avanti, indietro, non in avanti, e addirittura girato in questo modo, ok? Quindi dietro. Dietro, se vuoi puoi farlo alternato. Cosa molto importante, guardati sempre la punta, perché se non hai un buon controllo ancora del movimento tenderai sempre a spingerla un po', quindi guardati sempre le punte. Ok, spero che questo consiglio ti sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo. Ciao.